Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Rama DG ed oggi questa era l'intro, è bellissima. Ed oggi challenge di disegno, perché quasi disegna e basta, Cosa vi aspettavate? Birbantelli. E per la sfida di oggi volevo fare una Bloop Challenge! Ve la ricordate? Non so se ancora va di moda o se sono un vecchio del cazzo, no? Quella challenge dove ci sono delle macchie e tu ci devi vedere dentro un disegno e disegnarlo. E quindi io mi stavo chiedendo, ma non esiste un generatore di macchie? Ma che cazzo è sta roba? Ok, genererò un pochino di macchie casuali. È strano. E poi che vuol dire sta cosa? Later. Miralo, miralo, che bel foglio pieno di macchie. Ma cominciamo subito perché sono veramente emozionato di fare questa sfida, ragazzi. Non ci avete idea proprio. Allora, questa prima chiazza rossa che sembra una macchia di sangue. Cosa potrebbe essere? È una macchia abbastanza semplice, eh? Vediamo se posso ruotarla in qualche modo. Ci vedo qua questa gigantesca bocca. Madre mia, è venuta fuori una cosa proprio horror. È il rosso che mi ispira. Due braccia da classico zombie. E anche due corna, perché no? Beh, che dire ragazzi, un capolavoro. Ma andiamo subito con la macchia numero 2, ragazzi. Sono veramente euforico di fare questo video e mi sento molto ispirato da quella al centro, perché è veramente una macchia strana, Ma mirala, mirala. Ma sai che mi sembra a me? Un cane. Non ci crederete mai. Madre di Dio, più che un cane sembra un incrocio tra una giraffa e una marmotta. Bueno, magari è proprio quello. Infatti guarda, mira, mira. A posto delle orecchie ci facciamo le antenne, tipo una giraffa. Una giraffa affamata in cerca di foglie. Le giraffe hanno le antenne o me lo sto flashando io? Mamma mia. Una challenge pazzesca, pazzesca. Andiamo con la forma verde perché mi ispira perché miralo, miralo. Subito ci si vede tipo un volto. Magari di un'aquila o di un drago, Però sai che pensavo, Avete capito? Avete capito? Qui ovviamente a bordo un alieno che sta cercando nello spazio astrale il suo cane viola che ha perso. Miralo, miralo, ci si potrebbe creare un fumetto con queste forme, Siamo già a 3 forme fatte su 5. Troppo semplice per me questa sfida. Troppo semplice per me questa sfida. Mi ricorda qualcosa questa frase. Challenge dentro la challenge, nella challenge. Troppo semplice per me questa sfida. Che se devo essere onesto, non ho idea di che pagina sia questa. Ah, pensa te, quanti ricordi? Mi ero scordato di questo video. Forse l'insegnamento è che forse uno degli insegnamenti
che mi dà questa esperienza è che non so questo se lo metto nel video, però forse uno degli insegnamenti, forse l'insegnamento è che non esistono. Troppo semplice per me questa sfida di tutto, con ogni forma, con ogni mezzo, con ogni Quanti tipo, ricordi, con quanti chi, ricordi, perché la quanti sfida ricordi, ti porta a ragazzi. correre e non puoi stare là a dire oddio, ho fatto una merda, è venuto male, è brutto. Troppo semplice per me questa sfida.